Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovatta e oggi siamo di nuovo alle prese con Miasma Chronicles. Allora, come avete visto, mi sono teletrasportato al Terminal 5. L'altra volta abbiamo provato l'arma nuova e abbiamo combattuto benissimo. E adesso appunto sono di nuovo qui, non vi ho fatto vedere ovviamente tutta la camminata dalla mappa di prima a qui perché non ce n'era bisogno. E adesso dobbiamo attraversare questa zona pienissima di robot per andare da Maxim. E dobbiamo anche raccogliere un sacco di roba perché fortunatamente è pieno. Infatti siamo già a 1500 punti. Eh sì, punti. Pezzi di plastica. A once bustling tavern, now haunted with ghosts. Ah, laggiù c'è qualcosa di... qualcosa di... viola. Inizia a far fuori lui. Ciao. C'è un sacco di plastica. Think this old bot was a bartender. Our luck's gone, our eyes are red, but a diet of whiskey keeps us fed. Bar's open. State your purpose? Flanagan's the name, proprietor of the finest airport tavern this side of the Mississippi. No guns allowed, gents. If you want to get locked and loaded, just order a shot. You ever hear of the Great Stability? Aye, we're living in it, aren't we? They say the Great Stability is a beautiful thing. But it doesn't compare to the face of a pretty Dublin girl. History accessed. What was this airport like? A crossroads of the world, really. On any given day, you could meet anyone. Go anywhere. Where will you be flying today? We don't fly. We run. Wait, the day I died, a storm broke the windows. Collapsed the... everyone died. Slow down, old timer. That was a long time ago. Well, turn me off, will ya? In the end, we all have to go, and this place looks like the end. Ah, so, Edison, you want to know more about my makers? I suppose they want me to spout platitudes about caring and sharing and perfection. But between you and me, perfection is a benchmark no one can reach. The higher Edison builds their ladder, the bigger mess when it all comes crashing down. And it will come down. Ah, but what do I know? I'm a bartender. Care for another round? Sleep well, old timer. Comunque, sarebbe bello trovare un'arma potente. Come quella che abbiamo trovato prima. Luck is for fools. What good did luck give them? Sarebbe veramente, veramente bello. Ci farebbe tanto felici. Ma dubito che ci riusciremo. Allora, questo lo dobbiamo eliminare. Appena va via quello lì. Il fatto è che questo ha un sacco d'armatura. Ok. Eliminato. Anche perché voi che siete, non lo fa vedere. Non vorrei che attaccando questi
si attivassero pure tutti quelli dall'altra parte. Sai che meraviglia? 800 nemici dopo. Qui si sono ricreate le muraglie. Ce n'era un'altra, no? Dobbiamo far fuori sto boller. Bourbon. Una bottiglia vintage di Bourbon Original Synthetic, realizzata utilizzando un algoritmo estratto dai ricordi di 1000 contrabbandieri, distillatori e trafficanti. Garantisce un assaggio del passato o il cancro intestinale. Contiene la tanto ricercata formula per non avere i postumi della sbornia. Ok. Ah, quello va laggiù. Lì, se gli spariamo, vedono. Mi sa che dobbiamo sparargli esattamente qui. Checking it out myself. Attimo. Scouting ahead. I can feel it. My sensors are popping off. Your sensors? Where did you get? Over here. Listen, Diesel will punch us sideways if we don't find Maxis. So find Maxis. Allora. Fai critico, per favore, che sennò non lo ammazziamo. Ok. Ok. E si sono teletrasportati sotto, perché sì. Ok, mo laggiù ce n'è un altro. Allora, questi sono quadrati, eh. Lì c'è Tiny Tony. È inammissibile. A giudicare dagli aerei che cadono dal cielo e dalle fiamme sulla pista, credo che il mio volo sia stato cancellato. La mia solita sfiga. E certo, quello è il problema principale. Ho pagato un bel po' di soldi per un posto VIP Executive Club Class del cavolo e non mi hanno dato neppure un buono pasto. Domani chiamo la compagnia per farmi rimborsare. È sempre più difficile persino respirare. Lavoro troppo. Sì, il problema è quello, sicuramente. Ok. Ingrassatore. Quando questo si cava, noi facciamo fuori l'ingrassatore. Questi sono quadrati, quindi vuol dire che appena attacchiamo questi, questi qua si attivano tutti insieme in coro. Domanda, una volta che ci sono ingrassatore, posso prendere questo vortice senza tirare tutti quanti? Boh. Direi di sì. Quello ci vede, come fa? Non lo so. Via, 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 che arriva Tiny. Fammi controllare questi. Ah, qui c'è pure il vice capo lì. Maledizione. Questi sono triangolari. Quindi questi in teoria non dovrebbero attivarsi. In teoria. Ok. Vattene.
Quello lo prendiamo dopo. Allora, adesso dobbiamo far fuori questi. Allora, qui sta tutto in farli fuori subito, iniziando dal deframmentatore. E poi far fuori gli altri prima che arrivi il robottone. Allora, qua dovremmo prendere tutto. No. Ok. 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 Allora, direi iniziate. Il problema qua è che non possiamo usare troppa abilità perché di là c'è il mega boss da annientare, quindi la maggior parte delle cose le dobbiamo tenere per quell'altro. Allora, intanto cambiamo arma, grazie. Facciamo così. Perché con un attacco potremo uccidere subito un boller. Non so cosa convenga. Però meglio, sai che possiamo fare? Aspetta un attimo, aspetta. No, però stesso, ci dobbiamo tenere le abilità per quell'altro. Perché è chiaro, far fuori un boller vorrebbe dire un attacco in meno loro. Il deframmentatore per far fuoco deve avvicinarsi. Noi abbiamo un po' di copertura, prenderemo un po' di danno. Senti, facciamo fuori un boller, va? È un attacco in meno. Perché qui, se facciamo danno, quanto facciamo? 100? Rimane con 180. Quell'altro fa 70. 110. Quell'altro 80. Non muore. A meno che tutti facciano critico, quindi no. È impossibile. Facciamo così, va. E attacco normale? Facciamo attacco normale, va. E adesso 115. Boh. No, iniziamo a lavorarci questa. Ok, vediamo che fa. Immaginavo che sarebbe andato per lui. Ci ha mandato anche in fiamme. Fantastic. Ah, devi andartene. Ok, lo so, è molto rischioso. Ehi. Chi non risica, non rosica. Ranocchietta, grazie. Out of ammo.
Ottimo, grandissimo. Mamma mia, tantissima armatura questa. Surprise! Ok, adesso speriamo che il robot vada contro il robot. Dove andrà? Ok, qui. Mazza, 40 punti toglie. Quanto vorrei un fucile da cecchino più potente, oh. Grazie. Non ci ha fatto niente. Bello. Vediamo un po'. 50, scarso. Dove vai? I'm out, reloading. Ok, senti, dopo tutto non è andato malissimo. Vai così. Qua dentro c'è qualcosa? No. Chiave della sicurezza aeroportuale. Una chiave elettronica con su scritto sicurezza. In allegato c'è un appunto che riporta: solo perché il mondo sta finendo non significa che possiamo allentare i controlli di sicurezza. Gli esami rettari completi sono ancora obbligatori secondo la legge della Nuova America. Ok. If you say so. Vediamo un po' che potere ci dà. My asthma gives an editor a reward. Power for your glove. And balance restored. Progeni del miasma. Genera un mietitore mimico. I poteri del miasma, vabbè, quello abbiamo letto. Questo potere attira i figli del miasma che si uniranno a te in battaglia. Possono sembrare spaventosi, ma stavolta sono dalla tua parte. Ricorda che anche che esplodono quando muoiono, quindi non rilassarti troppo in loro presenza. Ok, beh, direi che facciamo così.
Facciamo così. Facciamo il medidore. Allora. 70. Cos'è meno? Ok, si è pure ricaricato, vai. Meno male. Ma dobbiamo uccidere quelle. Di qua non si può passare, vero? Questi non li possiamo uccidere. Però possiamo attirare qualcuno. Chi ci verrà qua? Facciamo così. Hold on, I'm going in. Vedrai come verrà il boss, eh? The capital of Uruguay is Montevideo. Oh, that's a noise. Domanda, funziona con tutti? O basta, gli altri non sentono? Vediamo. The capital of Uruguay is Montevideo. No, basta. Let's join back up. On point. Ok. Adesso quando lo avvia, facciamo fuori. Ah, quello è un ingrassatore, è vero, non è questo. Allora, il vice capo deve morire per primo perché chiama rinforze. Non possiamo salire. Quindi da dove passo? Io non posso passare. Bottiglia? Ci sente, cioè ci vede, non ci sente. No, qua. Ah.
Ma cacchio. Fai critico per favore. Ok. Ho usato l'abilità perché adesso che sti qui c'hanno l'armatura è un casino farli fuori. Dove lo prendi? Ora. Ok. Questo dovrebbe essere facile da uccidere. Sì. Decisamente più facile degli altri. Che ci dai? Plastica. C'è un'arma. Vai. Che sia qualcosa di potentissimo come quell'altra. Talk about quality. 70. 70, 120, 10, 3. Aggiunge 10 probabilità di critico dal fiancheggiamento. 5 di rabbia per ogni colpo subito. Munizioni 3, munizioni 4, ma fa più danno. 100, 120 di critico. Beh, questo possiamo aumentare il critico. Questa è una porcheria, eh. Allora, adesso potremmo bypassare questo o attaccarlo. Allora, dobbiamo... ucciderlo prima che abbia il tempo di chiamare gli altri. Quindi, io direi... dov'è qua? Lei... se riuscisse a salire su... ah, forse da questo tetto riusciamo a beccarlo? Abbiamo aumentato la gittata, vediamo un po'. Sì, ci arriviamo. Ottimo. Ok. Comunque sai cosa? Perché lui tanto va in una mano scoperta. Thank you.
Vai, un bel critico, eh. Ottimo. Cavolo, è vero, prima la torretta e poi... Oh, che pille. Immune al fuoco. Facciamo vedere. Ah, senti, meglio così, perché così ci siamo tenuti la torretta per futuri attacchi, tanto ma questo lo ammazziamo. Ok, meglio meglio, perché nell'altro modo avrei usato la torretta, invece così l'abbiamo tenuta. Ho preso un po' di danno con lui, ma niente che un medkit non possa curare. Ma senti, ma dopo tutte le centinaia di anni, Stadio ancora funziona? Some kind of metal scanner. Maybe they didn't want editors coming through. Sì. Sicuramente. Why'd you name me Elvis? Doesn't sound very badass. I named you after an ancient king. They said this king had magic in his throat. And he sang, all of America cried from joy. I heard Elvis sing once. Definitely made me cry. The magic's in you too, Elvis. Right in the palm of your hand. Mamma mia. Beh, ci sta. Senza contesto. Perché c'è una macchina nell'aeroporto? Donno. Pubblicità. Abbiamo ripulito questa zona. Non c'era moltissima a parte sti tizi. Sembrava di aver visto qualcosa, invece andiamo di qua. Oasi, sì, è proprio un'oasi, direi. The miasma tells me this is a safe haven. Safe for who? Fatti. No one sees the crucified robots hanging on the gate. Crucified collectors. A warning for any machine that tries to enter. Maxis is gonna be cool with me, right? I got your back, Diggs. We all do. Go away. No visitors. Bamari does not ask permission. Open the gate. Who'd you say you were?
Bar Mahdi, last of the Baals, baptized in fire, chained in pain, your worst goddamn nightmare! Open the gate! Hold on. No, siamo quasi a livello 16. Sempre per un pelo non saliamo di livello. C'è una diga? Sembrerebbe una diga. Al momento giusto. Si è raggiunto un accordo. Aspetteremo che la DRC sia destabilizzata e quel giorno o poco dopo attiveremo le cellule dormienti all'interno della città e ci faremo strada. Una volta assunto il controllo della fabbrica, negozieremo con la prima famiglia. Fino ad allora aspetteremo assicurandoci di essere pronti per quando arriverà il momento. Qui c'è la traccia audio ma non si sente niente. No, scherzando e massacrando abbiamo di nuovo 2000 pezzi di plastica. Allora, ci parliamo dopo, adesso andiamo a finire la missione. His name is Diggs. Respect him now, or face my wrath. Bah, Mahdi. Maxus Delgado. I take it you're not here to turn our lights back on. I'm here for redemption. It's time we finish this war, Maxus. Join us. I did join you. What good was it? Your oh-so-holy editor's banished. Left us to die. The editors died defending your people. You're still alive. Where were you? Waiting for him. Behold, the Alpha Editor. Huh. You want to see that factory burn? I'm the spark that starts the fire. That's not him. Too short. I'll bite me. Definitely not him. Listen to me, dude. I am the Alpha Editor. You see this face, this hand? You see my people? We live in dirt. We don't even have electricity. The bots hijacked our hydro plant. They take great pleasure in squeezing us dry. What if he restored your power and made the light shine once again? I would have no choice but to believe and share the secret to destroying that factory. Missione di infiltrazione. Ce la faremo? Non lo so, lo vedremo nel prossimo episodio. Infatti per oggi terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!